Secondo derby consecutivo e ancora bicchiere mezzo vuoto per la Cavese che dopo il pareggio ottenuto ad Aversa 8 giorni fa accusa una nuova battuta d'arresto contro i juniores della Sarnese. Primo tempo decisamente aburico, come del resto tutta la partita da parte dei meteliani che non riescono a trovare il bandolo della matassa contro i granatini sarnesi. Il primo tiro in porta della gara lo annotiamo al 9° ad opera di Capitan De Rosa, il suo tiro centrale però è di facile presa per Sorrentino. Tuttavia sono gli ospiti a rendersi seriamente pericolosi per prima. Al 14° di Capua, tutto solo in aria, calcio a rete mettendo i brividi alla retroguardia metelliana. Sicignano nel tentativo di liberare per poco non insacca nella propria porta, poi Conte salva smanacciando distinto la palla, Donnarumma alla fine mette in angolo. La risposta bianco-blé arriva al 17° con un tiro cross di Criniti che Sorrentino di pugno respinge fuori aria. La gara non decolla anche se i padroni di casa provano a realizzare il colpo del KO in più di un'occasione. Al 23° ci provano con un diagonale di De Rosa e al 26° è ancora il capitano che su assist di Variale alza troppo la mira. La gara scivola via fra i malumori e il mormorio del pubblico scontento per lo spettacolo sin qui offerto dai propri beniamini. Al 44° proteste degli aquilotti per un presunto atterramento di D'Ancora in aria, ma per il signor Amadio è tutto regolare. Nella ripresa sembra che la gara debba decollare di lì a poco, ma la partita procederà sulla falsa riga del primo tempo, con i ragazzini della Sarnese che si difendono con saggezza e ordine tattico e con la Cavese che continua a non capirci nulla, sbagliando tantissimo in fase di conclusione. Con le immagini montate da Alfonso Ceruso passiamo alla ripresa. Al primo minuto è Ausiello per la Cavese che a tu per tu con Sorrentino si divora il gol del possibile vantaggio. Dopo uno scambio con De Rosa, il mediano aquilotto calcia sul portiere in uscita. Al 54° ancora proteste per un presunto atterramento di Variale in aria, ma anche questa volta il direttore di gara dice che è tutto regolare. Gli ospiti si fanno notare al 65° con un tiro di Cacciottolo che esce di poco alto sulla traversa. Al 74° ancora proteste dei bianco-blé per un atterramento di D'Ancora a opera del portiere Sorrentino. Anche qui l'arbitro non concede il penalty. La Cavese va vicino al gol al 75° con un tiro cross di Sicignano. Nella circostanza l'estremo ospite smanaccia la sfera in angolo. All'81° i meteliani sciupano una buona occasione con Variale che si vede respingere da Pastore il suo diagonale da buona posizione. All'83° occasionissima per la Sarnese, Gabbiano con un tiro cross per poco non sorprende Conti che con un colpo di rene sventa la minaccia e salva il risultato. All'85° è in prota a tentare la via della rete, ma la sua conclusione è da dimenticare. All'88° è D'Ancora a mangiarsi il gol che avrebbe chiuso la gara. Il giovane centrocampista Aquilotto fa tutto bene e con un dribbling arriva sotto porta, ma al momento del tiro viene anticipato da Di Capua che salva risultato e partita. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro dice che può bastare e manda tutti negli spogliatoi. I juniores della Sarnese portano a casa un meritato punto. La Cavese invece ha perso una buona occasione per mantenere le distanze dalla Frattese che oggi, vittoriosa contro l'Agropoli, riaggancia e supera in classifica gli Aquilotti per effetto della media inglese. Mercoledì per il turno infrasettimanale gli uomini di Mister Papagni faranno visita al Roccella.